Via Cavour 53. È qui che sabato scorso è stata inaugurata la nuova sede di Forza Italia nel pieno centro storico di Fano. In vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno l'8 e 9 giugno, taglio del nastro alla presenza anche dell'onorevole Francesco Battistoni. Siamo a sostegno di Luca Serfilippi, è stato qui con noi oggi, ha illustrato parte delle sue iniziative. Noi siamo convinti nell'appoggio della coalizione. Fiammetta, Enzo, Stefano Aguzzi e Elisabetta Foschi hanno fatto un grande lavoro. Adesso, dopo anche i risultati molto positivi dell'Abruzzo, ci accingiamo a vincere Fano con un grande risultato da parte di Forza Italia. È molto importante anche per Fano poter contare su una filiera istituzionale che passa per la regione e il governo nazionale. Quindi mettiamocela tutta, perché Fano è una città che merita veramente altro rispetto a quello che ha avuto fino adesso. Presenti poi Stefano Guzzi, Enzo Di Tommaso e Fiammetta Rinaldi. Quest'ultima ha ricordato come la sede nasce per confrontarsi, incontrarsi e discutere sulle prospettive future della città. Un luogo non solo di confronto, incontro tra i cittadini e l'amministrazione. I cittadini per suggerirci, per consigliarci, per anche criticarci, no? E da parte invece dell'amministrazione per rappresentare le proprie idee, i propri progetti, no? Con cui si candida a governare Fano. E Fano ha bisogno di un governo nuovo. Esce da 10 anni di amministrazione da parte del centro-sinistra, che è sfilacciato, diviso, e lo sta dimostrando anche nella conduzione delle trattative preelettorali. E poi la cosa più grave è che ha svilito la terza città delle Marche. E quindi il ruolo fondamentale di Forza Italia è proprio quello di garantire la stabilità e la moderatezza nel panorama di centrodestra, come avviene sia a livello regionale ma anche nazionale. La sede di Forza Italia sarà aperta e a disposizione praticamente di tutti i cittadini dal lunedì al sabato, dalle ore 17 alle ore 19, e fino al 30 giugno di quest'anno. L'inaugurazione di questo nuovo luogo, hanno ricordato i componenti di Forza Italia, è l'occasione per i cittadini di conoscere da vicino le proposte e le idee del partito e dei suoi rappresentanti. I temi che noi abbiamo proposto li deduciamo già dal nostro manifesto, e sono quelle di una Fano più sicura, più condivisa, inclusiva, vivibile e più bella. Questo è il nostro slogan. Abbiamo anche in mente di creare dei gruppi di lavoro all'interno dei vari quartieri per fare in modo che uno di questi poi diventi un interlocutore dell'amministrazione comunale e quindi rappresentare ciò che realmente i cittadini vivono durante il giorno all'amministrazione comunale, quali sono i problemi reali. Al taglio del nastro presente anche il candidato a sindaco di Fano per il centrodestra, Luca Serfilippi. Sicuramente una delle priorità sarà la condivisione delle scelte, quindi noi siamo partiti dall'ascolto dei cittadini, dalle associazioni culturali, sportive e sociali. Abbiamo iniziato il tour nei quartieri in queste settimane, partendo da Bellocchi, ma toccheremo tutti i quartieri. Io devo ringraziare Forza Italia, perché è un interlocutore che mi ha sempre sostenuto dal primo giorno. Sono sicuro che farà un grande risultato. Oggi inauguriamo la sede, quindi ci tengo a ringraziare tutti i segretari a tutti i livelli, Stefano Aguzzi e tutti coloro che decideranno di candidarsi in questa lista.